naso si fermava, sentivo una specie di sirena che diceva che c'era la pausa. Lavoravo dalle 6 di mattina alle 2, avevamo mezz'ora di pausa, mangiavamo sul nastro, ci sedevamo sopra il nastro e mangiavamo sul nastro. Per un anno e mezzo mi ricordavo che quello che dovevo fare era prendere dei pezzi che stavano in due scatole ai lati di me, unirli, metterli sopra una pressa e schiacciare. E bisogna schiacciare due bottoni contemporaneamente con le mani lontane. Questo credo che era per la sicurezza, per evitare che magari il pezzo si muovesse sotto la pressa e io volessi spostarlo e metterlo a posto e rischiassi di farmi schiacciare le mani. Dopo che aveva ruotato, tu potevi prendere il tuo pezzo e iniziare a metterlo sulla linea. E tu devi andare veloce quanto la macchina. Però se tu potevi comunque forzare di più, cioè c'era una velocità minima. Però se tu volevi potevi fare in modo che questa macchina andasse più veloce. Non interessava non solo che tu seguissi il ritmo della linea, interessava che tu potessi anche fare le scorte. Era incredibile come mi sono riuscita ad abituare, mi sono proprio abituata a fare lo stesso movimento 8 ore al giorno e senza fare nient'altro di diverso se non magari spostarmi per andare a prendere i pezzi quando mancavano. Qua ero proprio da sola tutto il giorno, cioè ero contro, la pressa era contro un muro e quindi io proprio non vedevo e non parlavo con nessuno, sentivi solo il rumore della fabbrica. Le chiamano isole, ma non sono proprio isole, nel senso che ci sono delle file, ti basta 3-4 settimane che sei lì dentro, capisci che è come essere in una fabbrica. Poi timbro l'entrata, scegli un posto, di solito i coordinatori vogliono che ti siedi più vicino alle loro postazioni così che loro ti riescano a controllare il meglio, anche se magari c'è tanto altro spazio da altre parti, scegli perché comunque in questo call center non c'è mai la tua posizione. Apri, carichi i programmi, i 9 programmi che abbiamo, poi prendi la tua cuffietta, te la metti su e quando è ora ti metti in ready, entra la chiamata e sei tutto il giorno ferma così davanti al computer e parli tutto il giorno e ogni volta che finisce una chiamata, subito dopo senti un beep prima che entra quella dopo ed è tutto automatico. Magari tra una chiamata e l'altra passano anche 15-20 secondi. A volte addirittura quando è proprio tardi, verso le 11 di sera, passa anche un minuto, ma è proprio raro.